io ho voluto chiarire o interpretare o dare subito una chiave per intendere verso quale direzione intendo muovermi, ho voluto chiarire il titolo secco, la parola autodeterminazione, con uno, non con uno slogan, ma con una espressione: uno spettro si aggira per l'Italia, lo spettro dell'autodeterminazione. È trasparente il riferimento al quale io mi sono, appunto, di cui mi sono servito. È uno degli incipit più celebri della storia, diciamo anche letteraria, e sono le parole con cui si apre il Manifesto dei Comunisti del 1848. Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Ma questa non è stata solo, come dire, un'astuzia retorica, ma già dall'inizio ho voluto marcare questo rapporto difficilissimo da analizzare e anche da dipanare tra autodeterminazione e comunità. Ho messo in relazione, usando quel modello, l'autodeterminazione di oggi con una delle incarnazioni estreme più drammatiche dell'idea di comunità, il comunismo. E il parlare di uno spettro che si aggira per l'Italia penso che non sia una forzatura, perché è un tema che oggi è all'ordine del giorno in tutto il mondo. In Italia conosce una fase violentemente conflittuale, di cui dobbiamo anche capire le ragioni e analizzare le caratteristiche. Il richiamo all'autodeterminazione ovviamente non è nuovo. Vorrei anzi ricordare che quel richiamo percorreva il mondo negli anni in cui si spegneva il colonialismo, con quello che fu definito il passaggio dal diritto dell'uomo ai diritti dei popoli, che trovò espressione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, che fu approvata ad Algeri nel 1976, dove il titolo della seconda sezione era proprio il diritto all'autodeterminazione politica. Un diritto non affermato soltanto in astratto, ma che fu all'origine di dure lotte politiche e militari. Questo era lo spirito del tempo, che non esprimeva tanto l'affermazione di una identità territoriale nella logica indipendentista e secessionista di realtà locali che volevano liberarsi dello Stato nazionale, ma un bisogno nuovo di internazionalismo e di una logica diversa nelle relazioni internazionali, incarnata da un nuovo soggetto, appunto i popoli, di cui doveva essere riconosciuta l'autonomia. Oggi la richiesta di autonomia, di identità a livello territoriale ha caratteristiche molto diverse. È una logica di separazione, è una logica aggressiva che non concede nulla al rapporto con gli altri, lontanissima da ogni forma di universalismo e di internazionalismo. È il chiudersi all'interno di piccole e pericolose identità locali. E ci si rifiuta al mondo e agli altri attraverso quest'autodeterminazione territoriale, e conosciamo la diaspora delle piccole patrie. Ma io voglio dedicare la riflessione sull'autodeterminazione soprattutto all'autodeterminazione delle persone. Oggi è sempre un bisogno di autonomia al centro dell'attenzione, riferito però al singolo, alla persona in quanto tale. Qual è il senso di questo mutamento? Un degradarsi del concetto stesso di autodeterminazione nel passaggio dalle grandi narrazioni collettive alle storie infinite e minute dei singoli,
Siamo di fronte a un ripiegamento dalla libertà all'individualismo, allo scomparire del legame sociale a favore di un individuo sovrano, sì, ma in senso atomistico e seriale. Questa è una delle critiche all'autodeterminazione di questi tempi, che ha motivazioni e fondamenti diversi da quella che respinge l'autodeterminazione in nome dell'appartenenza alla comunità, dell'inammissibilità di un'autonomia tutta affidata alle libere scelte individuali. Si potrebbe dire che qui si manifesta un rifiuto che non nasce dal bisogno di accedere a una libertà più ricca, ma a una radicale paura della libertà. Ma in questo duplice rifiuto dell'individualismo rischia di tradursi in una incapacità di cogliere il senso profondo dell'autodeterminazione, in una negazione di diritti fondamentali della persona, in un limite alla possibilità stessa di determinare condizioni e modalità dell'agire sociale, in un stravolgimento del rapporto pubblico-privato. All'inizio del millennio, uno studioso americano, Alan Wolf, ha scritto che l'Ottocento sarebbe stato il secolo della libertà economica, il Novecento quello della libertà politica e la libertà finale, quella che riguarda le determinazioni sulla propria vita, avrebbe segnato il secolo che era appena cominciato. La libertà finale, dunque, è quindi una questione che ci parla del governo del corpo, della libera costruzione della personalità, di una identità non manipolata o non costruita dall'esterno, addirittura contro la nostra stessa autonomia. E quindi rinvia a parole come autonomia, appartenenza, sovranità. E quindi a una distribuzione dei poteri all'interno di una società. Forse qualcuno ricorda l'orgogliosa parola femminista, io sono mia, in cui c'era la sottolineatura di un bisogno di sovranità su di sé, non solo di autonomia rispetto agli altri. È una storia lunga, io non ve la racconterò tutta evidentemente, ma devo cominciare da abbastanza lontano, dal V secolo avanti Cristo, quando Ippocrate, divenuto poi il nome che identifica la professione medica, scrive il suo giuramento, il giuramento che il medico deve pronunciare. E io ve ne leggo alcuni brani. Sceglierò il regime per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recare danno o offesa. In tutte le case che visiterò entrerò per il bene dei malati, astenendomi da ogni offesa, da ogni danno volontario e soprattutto da atti sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Ovviamente il fatto che ci fosse bisogno di giurare e di assumere questi impegni ci diceva che la professione medica si era, almeno in qualche caso, allontanata da questi principi e dunque era divenuto un potere arbitrariamente, violentemente esercitato sul corpo delle persone. Di questo arbitrio e di questa violenza, questo giuramento voleva liberare appunto i pazienti, i malati, non più oggetto di un potere arbitrario. Saltiamo qualche decennio, anzi qualche secolo, e passiamo e approdiamo in Inghilterra, all'inizio del XIII secolo, quando Giovanni Senza Terra, il re, nel 1215, concede la Magna Carta Libertatum, la grande carta delle libertà. All'interno di questa Magna Carta c'è un riconoscimento, un articolo, diremmo noi oggi, che è quello che noi ricordiamo di più, che ha segnato profondamente la storia della civiltà, in qualche modo ne costituisce l'atto fondativo da questo punto di vista. Perché
in questa Magna Carta si legge: questa, nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua proprietà, libertà, costumi e abitudini, messo fuori legge, esiliato, molestato in alcuna maniera, e noi non metteremo la mano, né faremo mettere la mano su di lui se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo le leggi del paese. Di nuovo, questo impegno preso dal re ci parla del contrario, e cioè che un'abitudine di esiliare, imprigionare, mettere le mani sulle persone. Di nuovo un impegno a non violare l'autonomia dei soggetti. C'è un filo che lega queste due dichiarazioni, il giuramento del medico e la promessa del sovrano. L'autolimitazione dei due poteri che più incidono sulla vita e sull'autodeterminazione delle persone, il potere politico e il potere medico. E però questa è una autolimitazione, è affidata alla deontologia, alla moralità del medico e al buon condursi del potere politico. Sappiamo che non è sempre stato così. Basta pensare al ritorno della tortura, che di quella promessa, l'habeas corpus, non metteremo la mano su di te, è la violazione più drammatica. Ma la storia del secolo passato ci ha messo di fronte in modo diretto e drammatico alla violazione di queste promesse. Lo ha registrato il processo di Norimberga, non quello ai gerarchi nazisti, ma quello ai medici nazisti, perché dobbiamo ricordare che quel regime, poi scopriremo che era accaduto lo stesso in Giappone, aveva non solo oppresso le persone, ma le aveva fatte diventare cavie obbligate per la sperimentazione clinica in maniera terribile. La scoperta di questa realtà porta nel periodo in cui questo processo si celebrava, 1946, a una reazione che viene affidata a quella che si è chiamato il codice di Norimberga, e cioè una dichiarazione, non è un codice in senso tecnico giuridico, ma è una dichiarazione la quale si apre con queste parole: il consenso volontario della persona è assolutamente necessario. Questa è una traduzione, di nuovo, non metteremo le mani su di te. Qui c'è un passaggio radicale, un capovolgimento di prospettiva. L'autolimitazione del potere non basta più, perché quei poteri hanno dimostrato di non tener fede alla promessa e al giuramento. E dunque la vita delle persone fiduciosamente affidata al giuramento del medico, alla promessa del sovrano, deve essere rimessa nelle sue mani, alla sua autodeterminazione. Il consenso volontario della persona è assolutamente necessario. Dunque, noi ci troviamo di fronte a un'operazione che in primo luogo sottrae il nostro corpo, la nostra vita, all'illimitato potere medico. Fino a quel momento, fino a che quelle parole non sono state pronunciate, fino a che poi non sono diventate parte di dichiarazioni internazionali, di costituzioni, di leggi interne, ciascuno di noi era, come dire, soggetto al potere totale del terapeuta, del medico, era oggetto nelle sue mani. Con quella dichiarazione, il consenso informato è assolutamente necessario, il rapporto si capovolge. Il medico non è più libero di stabilire se, come e quando curare, se non sulla base della volontà e delle indicazioni che gli vengono dalla persona implicata. C'è un cambiamento che qualcuno ha descritto dicendo che nasceva un nuovo soggetto morale. È vero. Non c'è soggetto morale se non c'è la possibilità,
di manifestare la propria volontà nelle situazioni in cui ci si trova. Ma a parte questa considerazione, c'è un altro passaggio che io voglio ricordare, un passaggio che oggi è al centro della discussione, diciamo, in tutto il mondo, ma che nella nostra Costituzione ha avuto un'anticipazione, una formalizzazione che la rendono più forte e capace di guardare lontano di altre Costituzioni. È quell'articolo 32 che si apre con le parole: il diritto alla salute è diritto fondamentale dell'individuo, attenzione, non del cittadino, dell'individuo, della persona in quanto tale. Che cosa è oggi la grande discussione politica che si svolge negli Stati Uniti sulla riforma sanitaria, se non un conflitto politico intorno al diritto alla salute, al diritto di ciascuno di avere la tutela necessaria nella vita? Autodeterminarsi significa, e questo è un primo passaggio che io voglio sottolineare, autodeterminarsi, scegliere se essere curato o no, ha bisogno di una premessa, e cioè che io abbia il diritto di farmi curare, altrimenti l'esclusione è già stata determinata da un sistema che vede 46 milioni di persone che non hanno diritto alla salute. Dietro, voi ricorderete probabilmente, un anno fa, il 15 di settembre, le immagini che ci venivano restituite dalla televisione delle persone che uscivano dalla sede della Lehman Brothers a New York con gli scatoloni. Quelli non portavano fuori dal luogo di lavoro soltanto i pezzi di carta, le scartoffie, magari i ricordi che avevano messo sulla loro scrivania, ma portavano via anche il loro diritto a vedere tutelata la loro salute, perché in quel paese è incorporato con il posto di lavoro. Perdendo il posto di lavoro perdevano anche la protezione contro le malattie. Allora vedete che l'autodeterminazione, questo passaggio storico importante, la nascita di un soggetto morale, la fine del potere prepotente del medico, ha bisogno poi di un ambiente, io non dico comunitario, ma dico di un ambiente sociale all'interno del quale questo diritto può essere effettivamente fatto valere. E il rifiuto di cure, di cui tanto discutiamo nel nostro paese sull'onda di casi clamorosi che ci hanno coinvolto emotivamente, dal caso Welby al caso Englara, che cosa presuppone? Che io a quelle cure abbia diritto. E solo se ho diritto le posso rifiutare. Ecco dove autodeterminazione, ambiente sociale all'interno del quale il potere individuale può essere effettivamente esercitato, si legano in maniera non oppressiva, perché vedremo che questi rischi rimangono. Dicevo della lungimiranza o dello sguardo lungo o dello sguardo presbite, come diceva Piero Calamandrei, della nostra Costituzione, capace di guardare lontano, che non si è limitata a dire il diritto alla salute è un diritto fondamentale, ma ha detto altre due cose, l'ultima delle quali la più importante di tutte. Ha detto che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo dalla legge, ma ha aggiunto: la legge non può in nessun caso, fate attenzione a queste parole, in nessun caso imporre trattamenti che violino il rispetto della persona umana. Non c'è in tutta la Costituzione nostra e di altri paesi un'affermazione così forte, perché uno dei diritti fondativi della democrazia e della libertà delle persone, la libertà personale, se voi leggete, adesso non voglio fare il professore di diritto un po' pignolo, ma se leggete l'articolo 13 della Costituzione, voi trovate che poi anche il diritto alla libertà personale può essere limitato
dalla legge e dall'atto motivato dell'autorità giudiziaria. In quell'articolo, di fronte al diritto alla salute, si dice la legge non può in nessun caso. Badate, questa è un'affermazione di enorme portata, perché vuol dire che il potere politico attraverso lo strumento della legislazione non è più autolimitato, come nella promessa fatta da Giovanni Senzaterra, che poi non era fatta a tutti i cittadini, era fatta a un numero piuttosto ristretto di persone. Se voi andate a guardare chi sono quelli che negoziano la Magna Carta, trovate i baroni, i vescovi e gli abbati. Era a questi che si rivolgeva la promessa del sovrano, che diventerà poi e innescherà le grandi lotte per, appunto, la libertà personale. Il legislatore costituente dice qualcosa di più, c'è qualcosa che è sottratto per costituzione al potere normativo. Il potere normativo non può mettere le mani sulle persone. Se io volessi, forzando un po', dire che cosa è accaduto, dico che il sovrano democratico, l'assemblea costituente che lavora tra il 46 e il 47, rinnova la promessa a tutti i cittadini, a tutte le persone: non metteremo la mano su di te. Quando è implicato il rispetto della persona umana, il legislatore si deve fermare, lì c'è l'indecidibile. Dunque si disegna in qualche modo un assetto di poteri. E bisogna dire che la congiunzione tra potere politico e potere medico, che ha sempre, sempre, lo sottolineo, portato a gravi violazioni della libertà e della dignità delle persone, questa congiunzione viene sciolta attraverso questa doppia operazione. Da una parte il legislatore decide non di autolimitarsi, ma di porre un limite costituzionale al potere. In questo neanche all'unanimità si può stabilire se è implicato il rispetto della persona umana. Prima operazione. Secondo, il potere medico può essere innescato e reso legittimo soltanto dalla volontà dell'interessato. Quell'intreccio perverso di cui abbiamo conosciuto tante drammatiche vicende viene sciolto in questo modo. Soltanto sulla carta non è detto, e questo qualcosa aggiungerò, ma questo mi consente di dire che la questione che abbiamo di fronte, questa dell'autodeterminazione, è una questione fondamentale nell'assetto dei poteri all'interno di un sistema democratico. Le persone sono state e continuano a essere oggetto di molti poteri: il potere politico, il potere economico, il potere religioso, il potere medico. Potremmo continuare, ma quello ai fini dell'autodeterminazione, questo è il perimetro all'interno del quale noi ci muoviamo, e si disegna e si delinea così un assetto di poteri, di relazioni tra questi, con un passaggio, io direi, da una condizione residuale. Che cosa voglio dire? L'autodeterminazione non è che non ci sia sempre stata in qualche modo, ma il potere individuale in cui poi l'autodeterminazione si esprime poteva entrare in campo solo quando erano state precedentemente soddisfatti i bisogni di tutti gli altri poteri. Quando il potere politico aveva giocato la sua partita, quando il potere religioso aveva svolto il suo compito, quando l'economia si era mossa, quando il medico aveva stabilito che cosa fare del corpo di quella persona. Il residuo gli era affidato. Oggi invece la situazione è radicalmente mutata, almeno per ciò che riguarda la riflessione, che, attenzione, non è solo la riflessione giuridica. E questo potere della persona, il governo del corpo, la libera costruzione della personalità sono il punto d'avvio per muovere in questa ricostruzione dei poteri e dei loro rapporti.
Ci sono vari passaggi che potrebbero essere ricordati in cui il termine autodeterminazione ricorre sempre più frequentemente. Di fronte al mondo nuovo, al quale dedicherò poi le ultime considerazioni, della tecnologia, nel 1983 la Corte Costituzionale tedesca individua un nuovo diritto della persona, il diritto all'autodeterminazione informativa. Che cosa si vuol dire? Si vuol dire che noi possiamo controllare quante informazioni sul nostro conto possiamo o dobbiamo dare. Questione molto aperta, me ne sono occupato in una vita precedente in sede istituzionale di tutela della privacy, ma questione capitale, autodeterminazione informativa. La nostra Corte Costituzionale, alla fine dell'anno scorso, e in un momento particolarmente intenso di conflitto, era il momento della discussione accesissima sul caso Englaro, pronuncia una sentenza all'interno della quale ci sono due affermazioni che dovremmo tenere presenti in ogni momento, nella nostra riflessione individuale, nell'agire sociale, nella valutazione del dibattito politico. Dice: il consenso informato, ecco questo punto capitale, questo passaggio che non nasce da una deriva individualistica, come qualche volta si dice, ma dalla reazione all'impossessarsi del corpo delle persone in modo violento e radicale da parte dei medici nazisti, è una reazione contro un'azione violenta. Dice: il consenso informato è il punto di sintesi di due diritti fondamentali della persona, il diritto alla salute, e questo era ovvio che la Corte dicesse questo, sta scritto nella Costituzione, e il diritto all'autodeterminazione. Oggi non si può mettere in discussione, almeno dal punto di vista giuridico formale, che nel sistema costituzionale italiano esiste un diritto fondamentale di ciascuno all'autodeterminazione. Questo è un passaggio di cui noi dobbiamo tenere conto. Naturalmente questo apre due questioni: quella dell'effettiva libertà del consenso e quella dei limiti e delle responsabilità nel momento in cui noi ci autodeterminiamo. La prima questione, la libertà del volere, e questo è un tema classico della riflessione filosofica, e oggi su questo si interrogano molto le scienze cognitive, ma io mi limito a ricordare quali sono le condizioni perché il consenso informato sia effettivamente libero. Anzitutto, quando noi parliamo, come vedete, di consenso, aggiungiamo qualche cosa, il consenso informato. Qualcuno mi deve dare le informazioni. Cominciamo, poi vedremo che non si tratta soltanto di riflettere sul rapporto con il potere medico. Il medico mi deve informare, perché questa è la premessa perché io possa dire sì o no, e dire sì ma in questo modo, no per queste ragioni, l'informazione. Però parlare di consenso informato non significa soltanto delineare un circuito informativo, significa molto di più, significa in realtà creare l'ambiente propizio necessario perché la decisione della persona sia effettivamente libera, con l'informazione come premessa della libertà di decisione e di scelta. Questione, come voi potete ben vedere, non limitata soltanto alle questioni di cui sto parlando, cioè quelle della vita, la libertà di scelta, la possibilità di decisione autonoma è sempre più profondamente legata alla disponibilità
di decisioni e di informazioni, e di informazioni a tutto campo, non unilaterali, che indirizzano la mia scelta già preventivamente verso un esito piuttosto che un altro. Questo è un passaggio importante, perché soltanto se io ricevo le informazioni giuste in un ambiente propizio posso esercitare questa mia sovranità. Fare qualcosa senza il mio consenso significa in qualche modo infrangere il confine etico e giuridico dell'io. Io uso impropriamente, ma la formula è suggestiva, è una formula di Freud usata in un contesto un po' diverso, ma che qui mi consente di chiarire meglio questo punto, e cioè quando c'è un'imposizione esterna riguardante alcune categorie di decisioni, Freud disse, l'io non è più padrone in casa propria. Questo è un passaggio che noi dobbiamo tenere molto presente. Che cosa voglio dire creare un ambiente propizio all'autodeterminazione? Noi purtroppo, ma non solo in Italia, quando affrontiamo questioni che riguardano l'intero arco dell'esistenza, il nascere, il vivere, il morire, ci troviamo di fronte troppo spesso a un uso del diritto non liberatorio ma aggressivo, che tende cioè a limitare le possibilità di scelte individuali, poi vedremo, con motivazioni che non sempre corrispondono a quelle premesse di cui vi ho parlato: limitazione del potere politico, abbattimento dell'arbitrio del potere medico, indecidibilità da parte dello stesso legislatore. Nello stesso tempo, e quindi, come dire, la reazione è no a questo tipo di diritto, no a questa ingerenza del pubblico, no all'imposizione di un'etica di Stato, no a uno Stato etico. Ma da questo sarebbe improprio e pericoloso trarre la conclusione che tutte le volte in cui è in questione la decisione individuale sul vivere, più lontano stanno le istituzioni pubbliche, meglio è. Non è così. Ho già ricordato, è banale, che negli Stati Uniti oggi si controverte, si discute, si lotta politicamente in modo molto duro proprio per affermare la necessità di un intervento pubblico che crei le condizioni propizie sì in concreto alla tutela della salute, ma in realtà alla libertà di scelta delle persone per quanto riguarda il loro vivere. E quello che noi ci troviamo di fronte, vorrei segnalare in queste giornate in cui poi non sempre alla politica e all'azione parlamentare si può guardare con occhio benevolo, che all'unanimità una commissione della Camera dei Deputati ha previsto, ha introdotto finalmente il riconoscimento delle terapie antidolore. Badate che le terapie antidolore sono un passaggio essenziale. Abbandonare le persone negli abissi del dolore certamente può diventare un fattore che induce a dire questa è una vita che non è degna di essere vissuta o che comunque io non voglio più continuare. Ecco allora che questo tipo di intervento pubblico, questa attenzione, ha esattamente la finalità opposta a quella a cui mi riferivo precedentemente, cioè l'intervento del legislatore che vuole espropriare qualcuno di un pezzo della sua sovranità sulla propria vita, rende invece la decisione effettivamente libera. Piccole cose, ma in Francia nel febbraio di quest'anno ci si è posto il problema delle persone che devono essere assistite, accompagnate nel tratto finale della loro vita e che in molti casi preferiscono che ciò avvenga a casa propria. Questo è uno dei tanti modi di scegliere, di autodeterminarsi
e le condizioni materiali. E le condizioni materiali, quando c'è una persona nella fase terminale, ha bisogno di aiuto, di assistenza, di accompagnamento, di presenza fisica. Bene, che cosa hanno fatto i francesi? Non hanno preteso di stabilire loro quale debba essere il contenuto della decisione. Non hanno espropriato nessuno del diritto di decidere. Hanno detto: se c'è questa volontà e c'è una persona di famiglia che vuole dedicarsi ad accompagnare nel tratto finale della sua vita il morente, bene, noi gli diamo una indennità. Ecco, così si crea l'ambiente propizio. Io ricordo anni fa, quando mi occupavo di un parere sulla diagnosi prenatale, non la diagnosi preimpianto che ancora fa tanto discutere, era un parere a livello europeo, facemmo una serie di audizioni scoprendo, come accade molte volte con questo tipo di iniziativa, un po' l'acqua calda, quello che sapevamo già prima. Che cosa accade? Come reagisce una coppia, come reagisce una donna quando arriva la notizia, in base alla diagnosi prenatale, che nascerà una persona con un handicap più o meno grave? La retorica ci dice: dobbiamo promuovere la cultura dell'accoglienza. Parole. La realtà, verificata anche empiricamente, ci dice che la propensione ad accettare la nascita della persona con handicap cresce in maniera esponenziale in relazione ai servizi di cui all'interno di quella organizzazione sociale si può disporre. La risposta era: perché ci sono situazioni molto banali, esposte con molta sincerità. Siamo una coppia, tutte e due dobbiamo lavorare per sopravvivere. Se arriva una persona con handicap, qualcuno dovrà pure assisterla e uno dei due dovrà dedicarsi a questa persona che nasce, e in questo modo il reddito, già appena sufficiente a due persone, si dimezza e non può certamente sostenere la piccola comunità costituita dai genitori e dalla persona che verrà fuori. Propensione allora a interrompere la gravidanza. Se io so che c'è un sistema di servizi sociali, se io so che ci sarà la possibilità di avere una scuola adeguata, se io so che il mondo del lavoro è predisposto anche ad accettare, ma non sulla carta, queste persone, cresce fino al 90% la propensione all'accettazione. Ecco perché la determinazione, la scelta, soprattutto quando implica altri, deve essere collocata in un determinato ambiente. E quindi il ruolo delle istituzioni, il ruolo del diritto, non è necessariamente quello del proibire, quello dell'aggredire, quello dell'imporre divieti. È una componente essenziale per costruire le condizioni perché l'autodeterminazione viva nell'ambiente sociale che la fa effettivamente libera e che consente poi effettivamente l'esercizio di questo potere. La Costituzione italiana non parla di comunità, parla di formazioni sociali, e però si riferisce alle formazioni sociali non in modo indifferenziato. Ci sono in una società fattori di aggregazione, le persone che si mettono insieme, dalla famiglia al partito, al sindacato, alle associazioni libere. Parla di formazioni sociali dove deve essere liberamente costruita la personalità di ciascuno. Dunque c'è un rapporto con la formazione sociale che non è vista come un luogo all'interno del quale la libertà delle persone può essere sequestrata. Esattamente il contrario. Il sistema deve essere strutturato in maniera tale da consentire che anche all'interno della formazione sociale si possano manifestare quelle possibilità di governo, di decisione autonoma, appunto di autodeterminazione, che devono accompagnare le persone. Dopo le domande ci avremo tutto il tempo.
Dopo ne parliamo. Le condizioni allora di entrata e il rapporto che si stabilisce tra l'autodeterminazione e l'insieme delle forme organizzate che ci sono necessariamente all'interno di una società. Qui c'è una considerazione da fare, perché c'è stato e continua a esserci in questo momento un po' meno intenso, c'è stata un'attenzione molto forte al comunitarismo statunitense. Qualche leader politico, cito Tony Blair, a un certo punto aveva detto dobbiamo importare questo tipo di comunitarismo, e con riflesso a metà provinciale, a metà di ignoranza, anche qualche leader politico del nostro paese, di cui non faccio il nome, aveva detto sì, questa è la strada giusta. E qui c'è un fraintendimento all'origine, per non dire altro. Il comunitarismo americano ha tante ragioni, ma ha una componente molto forte che noi non ritroviamo sul continente europeo, almeno questa condizione non è stata del tutto cancellata. L'idea dei diritti sul continente europeo è stata fortemente influenzata e aiutata nella sua trasformazione da una vicenda storica che negli Stati Uniti, adesso io semplifico grossolanamente, non c'è stata. Quindi non è una critica, è una sottolineatura del diverso contesto all'interno del quale questa riflessione può essere fatta. In Europa, adesso taglio veramente con l'accetta, la rivoluzione dei diritti è fatta dalla borghesia. Lo sappiamo, il Settecento, le dichiarazioni dei diritti, ma su questo corpo di diritti o su questi principi che rimangono formalmente inalterati, libertà, eguaglianza, fraternità, all'inizio del secolo passato e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale si innesta un movimento che lo arricchisce nel senso di guardare ai diritti anche nelle relazioni con gli altri, che nasce dalla presenza politica di un altro soggetto storico che è la classe operaia. E dunque l'idea dei diritti si sviluppa in tutte le costituzioni europee da quel momento in poi, guardando all'aspetto relazionale dei diritti. Ieri, non ricordo se Carlo Galli o Roberto Esposito, collegava fortemente la nascita dell'individuo moderno al concetto di proprietà. Bene, nella Costituzione di Weimar, che è il primo passaggio, 1919, di questo cambiamento d'epoca, c'è un'affermazione che per i giuristi è una bestemmia. C'è un articolo, il 153, che si apre con le parole «la proprietà obbliga». Che cosa si vuol dire? Che i diritti devono essere valutati anche per il modo in cui istituiscono relazioni con gli altri. Negli Stati Uniti c'è un retaggio diverso, anche più forte magari, che ha tante componenti. Il modo in cui nascono gli Stati Uniti, reattivo, l'idea di frontiera e quindi l'illimitata espansione dei poteri e delle possibilità di ciascuno, per cui i diritti vengono spesso impugnati un po', diciamo, come una clava, e possono diventare fattore di conflitto tra le persone. Ecco perché si dice non nei diritti ma nella comunità voi trovate effettiva salvezza. Sono logiche diverse alle quali noi dobbiamo guardare e che ci aiutano a fare un passo oltre nella riflessione sull'autodeterminazione. Qual è l'oggetto dell'autodeterminazione? Se la mia decisione si esaurisce tutta o quasi nella mia sfera individuale, questo potere di autodeterminazione può tendere al massimo.
che accade quando implica altri soggetti. Questo evidentemente apre alcuni problemi, che sono poi riassunti spesso nella formula della indisponibilità della vita. Questa non è una formula priva di significato. Certo, indisponibilità della vita degli altri. Ma questo non vuol dire che a me sia preclusa la possibilità, il diritto di disporre della mia vita. Questo è uno dei passaggi, quando si dice diritto all'autodeterminazione, quando lo si collega al diritto alla salute, quando lo si fonda sul consenso della persona, siamo sul terreno della possibilità di disporre della propria vita. Non facciamoci ingannare da alcune formule. La morte. La morte è un evento naturale, ma il morire fa parte della vita. E i poteri che noi possiamo esercitare nel governare la propria vita devono potersi estendere anche a questa fase. Se uno legge non un documento eversivo, ma il documento di base che ha portato all'approvazione di una legge, diciamo grossolanamente, sul testamento biologico in Germania, ci sono parole come c'è una ultraattività dell'autodeterminazione. Che cosa si vuol dire? Quello di cui stiamo discutendo. Se attraverso questo documento che si chiama testamento biologico, dichiarazioni anticipate di trattamento o come altro voi lo vogliate chiamare, si può decidere per un momento in cui io non sono più capace. Devo poter disporre della mia vita per un futuro che in questo momento io non so quale sarà. Può darsi che io rimanga cosciente fino all'ultimo momento, oppure che a un certo punto perda una capacità di decisione che mi può portare a una situazione che è completamente contraria a quello che penso, ai miei stili di vita, alle mie convinzioni profonde. Questa è la linea. Questa è la conseguenza che si sta tirando in molti paesi da tempo. Questo è l'oggetto del contendere in Italia, dove sono due i riferimenti che vengono indicati per limitare l'autodeterminazione. La necessità di accettare determinati valori che nella discussione italiana, ahimè non sempre felice, vengono spesso identificati con i valori non negoziabili indicati dalle gerarchie vaticane. Ma c'è un secondo passaggio, e cioè che a parte questo ci sono delle responsabilità nelle decisioni di vita che ciascuno di noi ha nei confronti della comunità all'interno della quale vive. Questo è un passaggio estremamente pericoloso, perché può portarci in una direzione corretta, di nuovo nel definire il perimetro e il gioco tra i diversi poteri. Ci può portare nella direzione in cui le decisioni riguardanti l'esistenza, il suo tratto terminale, ma non soltanto questo, sono affidate alla dinamica, per esempio, interna all'organizzazione familiare, all'alleanza terapeutica, come si usa dire, che si stabilisce con il medico, ma non per restituirgli un potere di supremazia e di decisione finale, ma per chiamarlo a concorrere a una serie di decisioni che ci appartengono. Ci sono comunità transitorie legate a un momento particolare della vita che si possono costituire intorno proprio a questo tipo di decisione. Il malato capace o che ha lasciato il suo testamento biologico, il fiduciario che dovrà gestirlo, i familiari che possono essere implicati, il medico che può essere chiamato, questa volta in funzione, diciamo, servente e non di dominus in questa vicenda.
L'altra maniera, quella di imprigionare la vita nelle comunità, nelle logiche comunitarie, è il rischio che stiamo vivendo. È il rischio che noi viviamo attraverso una serie di pratiche di tipo divieto, uso della tecnica giuridica del divieto, proibizionismo, sono nello stesso tempo lesive dei diritti individuali e tali da disgregare la comunità. Mi spiego. Quando la legge sulla procreazione assistita vieta alcune pratiche, adesso per fortuna la provvida Corte Costituzionale anche qui è intervenuta, ma la legge vieta l'accesso alla procreazione assistita alla donna sola, vieta la cosiddetta fecondazione eterologa, vietava la diagnosi preimpianto. Qual è stato il risultato? Che un numero crescente di persone, mediamente 10.000 donne o 10.000 coppie l'anno, sono andate fuori del nostro paese per poter avere accesso a questo tipo di tecniche procreative vietato nel nostro paese, con due effetti. Il legislatore viene delegittimato perché le persone dicono: questa è una legge alla quale io posso sottrarmi. E la forza comunitaria, se così vogliamo dire, individuata dall'essere cittadini italiani, viene disgregata, perché è sufficiente che io attraversi un confine e posso, entrando in un altro tipo di organizzazione sociale, ottenere il riconoscimento del diritto che la mia comunità nega. Quindi c'è immediatamente un effetto di disgregazione, di delegittimazione di questa comunità all'interno della quale mi si vuole imprigionare. Questo è sempre il problema nel gioco autodeterminazione comunità che noi dobbiamo tenere presenti. E questi rischi crescono tanto più il legislatore, quanto più il legislatore pretende di impadronirsi della vita delle persone, infrangendo il rispetto della persona umana e violando così quell'articolo 32 della Costituzione. Quando il legislatore pretende di essere scienziato e stabilire lui se un qualcosa è un trattamento medico oppure no, quando il legislatore pretende di impedire al medico di valutare caso per caso quelli che sono i trattamenti più adeguati alla persona reale con la quale in quel momento ha a che fare, evidentemente noi ci troviamo in situazioni di rottura. E tutto questo copre l'intero arco della vita, perché noi ci troviamo, ripeto, questi sono problemi che non abbiamo soltanto in casa nostra, a discutere del nascere, nel momento in cui le tecnologie della riproduzione hanno scalzato le leggi naturali, il vivere, come si costruiscono le relazioni, e quindi quella che viene considerata la cellula, il seminarium rei pubblice, la comunità di base, la famiglia, come la costituisco? La costituisco soltanto attraverso il matrimonio tradizionale, soltanto attraverso l'unione tra persone di sesso diverso, o come ci dice la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è già un riferimento importante, ci sono due modelli, uno quello del matrimonio tradizionale, quello e le altre forme di unione. La discussione sull'unione di fatto in Italia è bloccata. Il morire, anche qui, si controverte. Ma dobbiamo ricordare che in questo momento uno degli attacchi più visibili all'autodeterminazione è quello che riguarda il mondo delle donne. Io sono partito ricordando, ho detto, l'orgogliosa parola femminile: io sono mia. In questo momento, per ragioni politiche, giuridiche, culturali, questa capacità e questa possibilità di sovranità sul sé delle donne è messa profondamente in discussione. Sembrava che fosse stato imboccato un cammino
lineare la caduta dei divieti di contraccezione, il riconoscimento del diritto di interrompere la gravidanza, poi l'intervento delle tecnologie della riproduzione è divenuta l'occasione o il pretesto per rimettere sotto controllo il corpo delle donne. Tu non potrai accedere ad alcune forme di procreazione, tu non potrai usare la pillola del giorno dopo, tu non potrai usare la pillola RU486, cioè l'aborto farmacologico invece dell'aborto tradizionale, dell'aborto chirurgico. Quindi c'è in questo momento quella che sembrava una espansione lineare e assoluta della libertà di governo del proprio corpo da parte delle donne è messa radicalmente in discussione. Ma non lontano da qui, il diritto di autodeterminazione di una ragazza marocchina è stata interrotta violentemente. Le ragioni sono ragioni culturali. Questo è un problema. L'autodeterminazione femminile, nel momento in cui la comunità si allarga, i rapporti si moltiplicano, i punti di vista si confrontano, è la prima vittima. In questo momento abbiamo due fattori, la ripresa di aggressione nei confronti delle donne e la ripresa di aggressione nei confronti di chi ha diverse abitudini sessuali. La possibilità, cioè c'è di nuovo il rischio di obbligare gli omosessuali all'invisibilità. Il processo in Africa a una giornalista perché vestiva i pantaloni, abbiamo scoperto che più di 20.000 donne erano state frustate per avere fatto questo tipo di scelta. E dunque la ripresa del controllo del corpo, di cui c'è ed è avvertito anche il senso direttamente politico. Molte donne hanno avuto il riconoscimento dell'asilo politico, attenzione, negli Stati Uniti ma anche in Europa, dicendo che tornando nel loro paese avrebbero corso il rischio di dover accettare mutilazioni genitali. Veramente qui di nuovo il personale diventa drammaticamente politico e incide sulla possibilità di libero governo della propria vita e del proprio corpo. Ma come adesso concludo, come percepiamo questa vicenda se la proiettiamo in quella che ormai viene definita con parola corrente la globalizzazione? Se ne è parlato, ne ha parlato ieri intensamente Roberto Esposito. Quando le comunità presuppongono confini, quando il mondo si presenta come la comunità di riferimento, è una comunità sconfinata all'interno della quale molti dei parametri che noi eravamo abituati ad operare diventa. Questo insieme di parametri funzionano con difficoltà. Eppure, qui permettetemi di sottolineare un punto, io sono, forse qualcuno dei presenti lo sa, una sorta di maniaco dei diritti, ma penso che se c'è un filo che in questo momento unisce diversi luoghi del mondo, una narrazione comune che sostituisce una serie di narrazioni che sono andate perdute, è proprio quella dei diritti. Dalla Birmania alla Cina, all'Iran, agli Stati Uniti ieri, con la vicenda terribile di una persona che non si riesce ad ammazzare con l'iniezione letale, e la questione dei diritti che sorge ma in un modo molto diverso, e cioè non è più la logica dei diritti rispetto alla quale si sono anche prese le distanze, i diritti inventati intorno al lago Atlantico, l'eurocentrismo, gli Stati Uniti, che vogliono imporre i loro diritti al resto del mondo.
C'è stato chi ci ha spiegato pazientemente che ci sono legami più profondi, che quelli che pensiamo, attribuiamo soltanto alla cultura occidentale sono presenti anche in altre culture. Non entro in questa discussione, ma sottolineo il fatto che c'è oggi una affermazione di diritti che va al di là dei confini, che è davvero transculturale e che attribuisce anche a formule che altrimenti ci sembrerebbero vuote una forza liberatoria che altrimenti non avrebbero. Gli esempi possono essere molti e li conosciamo, e io ne voglio ricordare uno apparentemente piccolo. Se c'è una dichiarazione forte ma non rispettata è quella che riguarda i diritti dei bambini. Bene, a un certo momento è venuto fuori che alcune grandi società, Nike, Adidas, facevano cucire palloni e scarpe ai bambini pakistani e indiani. Non c'era un giudice al quale rivolgersi impugnando la dichiarazione dei diritti, ma una serie di organizzazioni hanno detto: noi boicotteremo queste società. E facendo riferimento a quelle dichiarazioni dei diritti hanno svolto una campagna in conseguenza della quale queste società almeno hanno dichiarato che questo impiego del lavoro minorile non ci sarebbe più stato. Badate, l'esistenza di una norma, sia pure apparentemente o sostanzialmente violata in quelle dichiarazioni, aveva però un'importanza, perché il boicottaggio avrebbe potuto produrre dei danni per quelle società, che avrebbero potuto chiedere alle associazioni della società civile il risarcimento. Ma il fatto che ci fosse una norma violata metteva al riparo da questo rischio. Ecco allora come i diritti camminano, percorrono il mondo e tendono a creare condizioni di libertà e di determinazione, di costruzione libera della personalità. È vero, ci sono i bambini anche nei bassi di Napoli. Ci sono, e questo è un punto che ci deve riguardare. La libera costruzione della personalità trova infiniti ostacoli. E però, e queste sono le due considerazioni finali che io vorrei fare, non possiamo chiudere completamente il discorso dell'autodeterminazione intorno all'esistenza, così come noi la viviamo, intorno alla biologia. Il problema dell'autodeterminazione oggi è messo fortemente in discussione da controlli e costruzioni del sé che vengono dall'esterno, l'espropriazione dell'autonomia. Sono libero di determinarmi nel modo in cui mi muovo all'interno di una città strettamente videosorvegliata? Ci sono tante ricerche che ci dicono che una spontaneità di comportamenti si perde in questi casi. Anche la capacità affettiva di muoversi nell'ambito urbano manifestando affettuosità che si sa saranno implacabilmente catturate da una videocamera, digitalizzate e rinvenibili in qualsiasi momento. Che cosa accade quando le informazioni che ci riguardano sono sempre più intensamente utilizzate per tracciare profili individuali o familiari o di gruppo? La normalità di cui parlava Michelina Borsari all'inizio. I profili servono a stabilire anche, certamente a individuare con più precisione quelle che sono gli stili di vita, le propensioni, i consumi, orientando meglio la logica dell'economia e mettendo dunque in campo il potere economico come potere che si impadronisce delle vite e condiziona la libertà delle scelte in maniera più consistente ancora che in passato. Ma i profili servono anche a tracciare
profili di normalità. Soprattutto in società del controllo, la normalità, la determinazione nei cosiddetti anni di piombo, nelle biblioteche tedesche si cercavano i nomi di coloro i quali chiedevano in prestito determinati libri per individuare quale era il possibile bacino, l'acqua in cui potevano nuotare i terroristi. La libertà di determinarsi nello scegliere un libro andando in biblioteca era in questo modo messa in discussione. C'è un profilo di normalità. Se tu prendi in prestito un libro di Marx, allora anche Marcuse era considerato un indizio pericoloso, tutti discosti da un profilo di normalità. E allora, per non essere discriminato o per essere socialmente accettato, io devo assumere una identità in qualche modo obbligata o conforme. Solo quella identità mi garantisce l'accettazione sociale. L'autodeterminazione viene messa in discussione. E allora c'è un punto che ci interroga, come le tecnologie ci interrogavano nel momento in cui aprivano le questioni del vivere e del morire, così ci interrogano oggi rispetto al nostro modo di essere socialmente. La pioggia mi obbliga a una chiusura e vorrei dire soltanto una cosa. Ce ne sono tante, avrei avuto ancora qualche minuto. La costruzione della identità. La nostra identità, si dice, non è più affidata al poter dire io sono quello che dico di essere. Si dice tu sei quello che Google dice che tu sei. Ma c'è un punto ulteriore. C'è un punto rappresentato dal fatto che le nostre identità possono essere affidate a processi completamente automatizzati, ad algoritmi. Ricordate che la crisi finanziaria è nata anche per effetto di aver affidato a modelli matematici la decisione sulle vite delle persone che, per esempio, contraevano un mutuo. Ma c'è un punto finale. L'autodeterminazione è legata fortemente alla democrazia. Ci sono, ne ricordo soltanto uno di passaggi, o due. Noi abbiamo avuto il referendum sulla legge sulla procreazione assistita, è stato usato l'argomento non andate a votare perché non siete capaci di capire di che cosa si sta parlando. Questa è l'espropriazione della sovranità. E oggi si dice la democrazia si ha laddove le persone sono esposte al maggior numero di opinioni diverse. Quando viene meno questa esposizione alla molteplicità delle opinioni, si riduce la possibilità di decisione autonoma e la democrazia, in un ambiente informativo pregiudicato, ne soffre molto.